Si reggono sulla saggezza e sulla bellezza e sulla forza delle donne, ma sono le donne, almeno nella mia famiglia, e io non cambierei. Kislam pan, kislam pan, kum pan, kislam, perché io sono un salmoriano. Questo è un omaggio di un gruppo di punk italiani al mondo islamico, tutto. Io non adoro quello che voi adorate, né voi adorate quello che io adoro. Io non venero quello che voi venerate, né voi venerate quello che io venero. Istanbul, dance, Istanbul, dance, Istanbul, dance, Istanbul, dance, Istanbul.
Il punk ha estratto quanto di più, cioè ha estratto la base del rock and roll degli ultimi anni 70. Voi cosa estraete dal punk? Il motivo essenziale per cui i CCP esistono è perché alla fine degli anni 70 l'Europa continentale, quindi al di là di quello che è l'Inghilterra e l'America è il punk più conosciuto, ma l'Europa continentale ha conosciuto questa esplosione musicale che diceva fanculo qualsiasi tecnica, quello che mi interessa è l'anima di chi suona e non la qualità dello strumento. Di non facile soluzione. Contenitore 45 giri, attack punk record, CCCP fedele alla linea. L'albero decisionale per la diagnosi differenziale tra comportamento antisociale e aggressivo, irrispettoso o oppositivo, pagina 217, mini DSM terzo che vedete, non comprende a nessuna altezza il ramo in uscita CCCP, ma dopo l'incisione di questo disco si dovrà suggerire agli autori di iniziare, almeno con questa correzione, un lungo lavoro di rimaneggiamento del manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali. Sezione Lombroso, cellula Poiane. Di Lindo Ferretti, se la chiamano punk cattolico, lei si arrabbia? No, non mi posso arrabbiare perché comunque i due termini hanno a che fare con la mia vita. Io sono stato un cantante punk e se dovessi continuare a fare il cantante continuerei a fare il cantante ex punkettone, non so cantare in altro modo. Sono cattolico e quindi ognuno ha il diritto di unire questi due termini. Ma in cosa crede oggi Giovanni Lindo Ferretti? Ma io credo nella tradizione cattolica, credo nel mistero della vita e anche nella sua complessità. Quanto serve un pensiero forte per trovare senso alla propria vita? Ma io ho sempre disprezzato, e ne fanno fede le canzoni che ho scritto in questi 20 anni, l'idea stessa che esista un pensiero debole. Esiste un non pensiero. Come si fa ad avere un pensiero debole o inconcludente essendo figlio di un padre e una madre, che ci sono i nonni e ci sono coloro che verranno dopo? Non so nemmeno che cosa voglia dire pensiero debole, se non l'idea che mi stanno fregando. Qualsiasi pensiero, compreso il pensiero debole, è un pensiero forte.
è un pensiero forte, ammazza la vita, figurati se non è forte. Cosa teme oggi maggiormente? Io non temo niente, voglio dire, se i miei vecchi non hanno temuto il nazifascismo, io non è che temo i debolisti o gli scientisti, per quello che succederà ognuno di noi farà quello che è giusto e si farà quello che è sbagliato e chiederà perdono a Dio e agli uomini, insomma, non ho, la vita è troppo bella e troppo complessa perché possa stare qua a preoccuparmi troppo. E a chi le ha scritto sulla strada Giovanni Lindo dalle pere a pera, che cosa direbbe? Ma li conosco e quindi è una grande tristezza per la piccolezza del loro sguardo. Innanzitutto loro sanno benissimo che fra tutti, come dire, le colpe o i difetti che io ho avuto non mi sono mai fatto delle pere. E io non sono riducibile al senatore Pera, non ho proprio niente, oppure sì, ma nel senso che non lo conosco. Oh, memoria di leggi razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi. Lei ha dedicato un concerto a Giuseppe Dossetti, ecco, chi è stato per lei Giuseppe Dossetti? È una persona con cui un pensiero, una persona con cui il mio ritorno a casa si è confrontato e continua a confrontarsi. E lui è il santo monaco di questo pezzo di Italia. Quando io ero bambino ed ero un bimbo cattolico, lui era il nostro eroe della lotta contro il comunismo, era il bastione del cattolicesimo contro il comunismo. E quando io ero bambino e facevo l'elementare dalle suore, appunto ci facevano pregare perché non vincessero i comunisti. E poi io sono diventato comunista e per 30 anni non mi sono mai più interessato del problema, diciamo così. E poi l'ho ritrovato mentre io stavo tornando a casa, che lui era diventato in qualche modo il vessillo dei comunisti. La cosa mi ha fatto sorridere, pensare com'è strana la vita. Perché reduce? Sono reduce perché sono ritornato a casa e do a questa parola il significato che dava mia nonna Maddalena, che mi ha allevato. Nella sua vita lei mi raccontava che aveva visto solo guerre. Era nata alla fine dell'Ottocento ed è morta nel 1968, ma da quando è nata in poi ha sempre visto gli uomini della casa, gli uomini di casa, partire per le guerre, e lei non ha fatto altro che aspettare che gli uomini tornassero dalla guerra. Prima suo padre, i suoi vecchi, poi il suo fidanzato, poi il suo marito, poi i suoi figli. La mia è stata la guerra dello spirito, non una guerra combattuta con le armi, ma rispetto al fatto che io ho abbandonato questa casa e che sono tornato a casa, se in un ipotetico discorso con mia nonna, che poi tanto ipotetico non è, perché in questa casa la presenza dei morti per me è una presenza assolutamente quotidiana e molto molto vitale. Io mi considero, e da lei sono considerato un reduce. È molto contenta che io sia tornata a casa. Il capitano della compagnia le sta ferito e sta per morir, e manda dire ai suoi alpini che lo rivengano a ritrovar. I suoi alpini le manda dire che non han scarpe per camminar, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua.
declamare, urlare. E tutta la mia prima parte di esperienza è stata un approccio declamatorio e urlatorio, l'espressione di un disagio, quasi la messa in scena di una terapia in qualche modo salvifica. E questi sono stati i CCP. Io non avevo mai cantato prima di cominciare a cantare la prima canzone dei CCP. Massimo non aveva mai suonato la chitarra, era veramente un misurarsi con la potenza del vivere, in questo caso con la potenza tutta da verificare della parola. E per Massimo la potenza di un suono non gestibile, una volta che si scriveva le note, tipo faceva dei puntini sulla tastiera per mettere il dito, e poi suonava come se stesse usando una cartuccia elettrica, la percina della pennata, quello che era significativo. E la parola cantante l'ho sempre accettata così, superficialmente, nel senso che comunque il mondo deve definirti, e quindi io per definizione ero un cantante, visto che urlavo sul palco dei CCP. La musica di per sé in quel momento mi stava molto molto stretta. CCP innanzitutto erano quattro persone, di cui due non cantavano e non suonavano, ma esibivano un corpo maschile e un corpo femminile. Quindi era proprio la messa in scena di un'idea teatrale, insieme molto moderna, insieme molto molto arcaica, che è giocata sulla fisicità dei corpi, sulla presunta potenza della voce e della parola, e su un rumore e suono che serviva a fare base e a sostenere la fisicità sia del canto che del movimento di questi due corpi. E dal mio punto di vista il canto è una dimensione molto, come avete già detto, per niente tecnica, ma molto molto carnale. Lo stesso senso delle parole, nella misura in cui si formano nel mio pensiero, che diventano pratica, devono superare l'unico grande esame, che è l'esame della mia gabbia toracica, cioè quella parola che nel pensiero è così significativo, è così affascinante. Nel momento in cui si dice da altre parole diventa una comunicazione, oltre che un suono, poi però deve reggere la parola reale, ma quella parola deve essere cantata da me, dalla mia dimensione fisica deve diventare qualche cosa di molto corporeo, di molto materiale. Questa è la sua ragione d'essere, questa è la sua legittimità, la sua sincerità. È una parola sincera, una parola che esce da questa gabbia toracica. Quindi il ritmo ha preso per mano e, attraversando la piazza del paese, in questo centinaio di metri, mi ha dato la filosofia di base. Mi ha detto: perché vedi il bimbo? Cantare è importantissimo, perché non sai mai quello che ti succederà nella vita. E la possibilità di risolvere una situazione con uno stornello, con un bel canto, ti può sempre far guadagnare una cena quando sei affamato. Un'occhiata di una donna che poi capirai può sempre essere interessante, e comunque bisogna saper cantare. Un uomo deve saper cantare. Saper cantare serve quando si va a messa, quando si va alle feste, serve anche quando vai in giro con le pecore e non hai niente da fare, ti ritrovi sotto il cielo. Cantare ti aiuterà moltissimo. Per cui adesso io ti insegno una cosa molto veloce, e tu hai tempo di imparare e poi la cantiamo insieme, perché questo è l'entrata in società, insomma, andiamo alla festa. E noi entriamo a questa festa e io una cantoria grande, grossa, sono proprio io un bimbo timidissimo, un po' spaventato, ed entrano davanti al tavolo degli sposi e cantano: quando nascesti tu nacque un giardino di tutte qualità, c'erano i fiori, l'odore si sentiva di lontano, e specialmente quel del gelsomino. Dopo 35 anni che è successa questa storia, o 40 anni, io ho scoperto che quello era stato un battesimo fondamentale. Innanzitutto perché dalla paura viscerale di fare qualche cosa che non si è mai fatto in un contesto pubblico con tutta la gente che ti guarda, per cui
di Estonia e giù di svegliate, magari di nuovo vai a cagare, fischi non ti pagano via. Invece no, la musica, la parola, la declamazione, in questo caso l'essere partecipi di una tradizione che ti travalica, che tu neanche comprendi, che un bimbo di 3 anni non sa che cosa sta cantando, per quale motivo canta questa cosa a una giovane sposa e perché la giovane sposa è così contenta, perché tutti quanti sono contenti e ti fanno i complimenti. Capisci che c'è qualche cosa di grande che sovrasta di gran lunga, sia a te che quello che tu stai facendo. È l'essere parte di qualche cosa che va molto molto lontano. Da questa storia io l'ho ripensata improvvisamente quando ho conosciuto Ambrogio Stani, quando mi ha aperto le porte ad un mondo che, frequentando CCP, CSI, i loro concerti, i loro luoghi, non immaginavo, e che comunque io avevo per certi versi indicato. E quindi ho cominciato a pensare che se la mia vita era determinata dalla musica, dall'usare le parole sul palco, dal cantare, io ero un cantore, non ero un cantante. Perché comunque, per quanto CCP e CSI siano state due espressioni della musica contemporanea, della musica moderna italiana, a tutti gli effetti, era una musica a ben vedere ben piantata in una storia che è la storia, è la nostra storia, la storia del nostro mondo, la storia della nostra cultura. E c'è stata un'altra necessità da parte mia, che era quello di ritrovare una dimensione del palcoscenico che fosse una dimensione più congeniale alla complessità del mio pensiero, del mio sguardo sul mondo. Per cui la musica popolare me ne dava l'opportunità, volevo, se possibile, allargarlo, lasciargli più spazio. Ed è proprio la dimensione dello spazio del palcoscenico. Lo spazio del palcoscenico del rock and roll è uno spazio molto costretto e molto chiuso. È un cubo chiuso, non è opprimente, è determinato da i piedi enormi che diffondono e amplificano la musica, è tutto un giro di cavi che devi stare attento quando ti muovi, perché entra da tutte le parti, c'è un utilizzo dell'energia elettrica spaventoso e smisurato. La roba sul palcoscenico del CSI usava 8.000 watt di basso sul palco, cioè io ero intontito, lui attaccava l'amplificatore del basso e tutti e tre paravano. Viaggiare nel tempo per trovare la destinazione in mezzo a troppi uomini con scarsità di dei o a un eccesso di Dio con scarsità di uomini, succede sempre così. E questo è assolutamente vero. E questo è assolutamente vero. Adesso ve la canterà un gruppo, è il mio preferito gruppo di rock italiano, si chiamano CCCP!
che prima o poi salgono in cattedra all'università, ma a modo loro. E comunque il reggiano Giovanni Lindo Ferretti, già leader dei CCCP, non ha mai voluto insegnare niente a nessuno, diventando suo malgrado un modello per una generazione di giovani alternativi. Semplicemente presenta la sua vita al corso sulla canzone d'autore dell'Università di Bologna, coordinato dal professor Francesco Giardinazzo. Ferretti ripercorre le suggestioni punk degli anni Ottanta. Tutta la mia prima parte di esperienza è stata un approccio declamatorio e urlatorio, era l'espressione di un disagio, quasi la messa in scena di una terapia in qualche modo salvifica, e questo sono stati i CCCP. Alla Mongolia, alla ex Jugoslavia. Il viaggio nell'altro rispetto al proprio mondo, perché di questo si tratta, scortica tutto e quindi necessariamente anche le parole. Viaggiare è un modo per liberarsi delle scorie, per liberarsi delle incrostazioni, per arrivare a un'essenzialità in tutto. Una distanza bassissima dall'Italia, e come si può ben vedere la guerra invece di qua c'è passata, si è picchiato anche piuttosto bene. La prima cosa che mi viene da dire è che questa piazza, che era la piazza centrale di Mostar, e Mostar era una cittadina molto turistica, molto ricca e molto colta, c'è l'equivalente di Spoleto, di queste belle cittadine che ci sono nel centro Italia. Questa è una di quelle guerre del futuro che cominciamo a vedere per televisione. C'è una guerra, ad esempio, che finisce quando arrivano gli eserciti. Non so se avete mai pensato a un pensiero così assurdo come questo, che le guerre moderne, quando arrivano gli eserciti, cioè le divise, i carri armati, i contingenti militari organizzati, le guerre finiscono perché gli eserciti portano la pace. Questo è già un bel pensiero. Io non so andare avanti, però chi ascolta questa frase può provare con la sua testa ad andare avanti. Fisico c'è quello interiore, la convivenza col dolore fin dalla nascita, la battaglia fortunatamente vinta contro la malattia. Il dottore dice: Ferretti, abbiamo un piccolo problema, adesso non la lascio uscire dall'ospedale perché facciamo, abbiamo enucleato qualche cosa che ci preoccupa un po', una macchiolina. Adesso mi riposo, poi ritorno. Dico, non è che mi sento così male da dover essere ricoverato. Dico, no, ma è qualcosa di, insomma, piuttosto sostanzioso. Ho detto, dottore, mi dica esattamente cos'è. Mi ha detto, lei ha un tumore di 12 centimetri. E io ho detto, oh, un CD. Dai grandi palchi dei CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, alle atmosfere più rarefatte dei PGR, per grazia ricevuta, fino all'essenzialità degli ultimi concerti con organetto, violino e Lorenzo Esposito Fornaciari come seconda voce. Ma la
riflessione sulla vita e il ritorno alla fede religiosa ad un tempo non cancellano l'antico piacere per il paradosso e il gusto di spiazzare sempre e comunque. Ma appunto io sono un panchettone, avevo anche il dono del cattivo gusto, dell'orrido e dell'eccessivo, e mi è sembrata una forma di affetto profonda quella di augurare a poche persone, ma qui voleva molto bene, guarda, non hai idea di come ti farebbe bene un tumorino, perché saresti costretto ad uscire da una superficialità del vivere che ti permette la salute.